Amici di Giurisi, bentornati a questa nuova puntata in esterna con la nostra amica Agnese. Come vi abbiamo promesso, ogni mese vi faremo dei video, delle puntate dedicate ai beni culturali e al diritto, e oggi avremo l'onore e il piacere di trascorrere una giornata con voi tra i palazzi del potere. E abbiamo scelto questo posto come punto di partenza, un posto simbolico per l'Italia, perché qui il 20 settembre del 1870 i bersaglieri aprirono la famosa breccia di Porta Pia, entrarono a Roma e da quel giorno Roma diventò la capitale appunto del Regno d'Italia, proclamata successivamente con il 3 febbraio del 1871, ma da qui iniziò la storia di Roma come capitale prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana. Dobbiamo partire da qui perché poi, andando verso via 20 settembre, si aprirà la strada che ci porterà ai palazzi del potere. Quindi visiteremo i palazzi del Quirinale, visiteremo i palazzi del Parlamento, i palazzi del governo e i palazzi anche dell'organo magistratuale, quindi il CSM. Non possiamo far altro che rivederci subito dopo la sigla. A più tardi. La prima tappa del nostro tour tra i palazzi del potere non poteva essere che il Colle Quirinale. Il Colle, dove ci sono ben due palazzi, che potremmo definire i palazzi della garanzia costituzionale, che sono proprio il Palazzo del Quirinale e poi vedremo anche il Palazzo della Consulta. Ma dobbiamo necessariamente partire dal Palazzo del Quirinale, perché qui ha sede la Presidenza della Repubblica. Qui il Presidente Sergio Mattarella risiede, svolge i suoi incarichi, riceve le personalità politiche, gli altri capi di Stato e di Governo. Qui praticamente è il punto nevralgico del vertice della nostra Repubblica. Il Palazzo del Quirinale nasce sostanzialmente nel 1500, sotto l'epoca sabauda veniva definita come Reggia del Quirinale, sotto i papi era definito Palazzo Apostolico del Quirinale o Palazzo Papale del Quirinale, e ovviamente posto qui, sulla vetta del Colle Quirinale, che alcuni dicono fosse il colle più alto tra i sette colli originari di Roma. Dal 1870 è divenuta la residenza ufficiale del Re d'Italia, l'abbiamo visto, il 20 settembre del 1870 Roma fu presa dall'esercito sabaudo, successivamente il re Vittorio Emanuele II si insediò presso questo palazzo e dal 1946, quindi dal cambio del regime, quindi dal passaggio dalla monarchia alla Repubblica, è diventata la sede del Presidente della Repubblica. Come vi dicevo, è stato iniziato a costruire così, nelle sue fattezze, partire dal 1573, quindi dalla fine del Cinquecento, ed è uno dei palazzi più importanti di Roma, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista politico, anche perché in questo palazzo hanno lavorato per la sua costruzione e la sua decorazione i più importanti maestri dell'arte italiana dell'epoca. Il palazzo quindi si impose soprattutto a partire dal pontificato di Paolo V come residenza stabile dei papi. Qui hanno risieduto ben 30 papi, da Gregorio XIII a Pio IX, l'ultimo papa re. Questo palazzo in realtà fu inizialmente eretto come una residenza estiva del pontefice, ma divenne poi una sede alternativa ai palazzi vaticani. Infatti, con il Colle Quirinale i papi erano in più agevole contatto con le altre sedi delle congregazioni pontificie, quindi con la residenza dei loro prefetti o decani, in cui appunto la curia era articolata soprattutto tra il 500 e il 600, e divenne di fatto la residenza del pontefice nella sua qualità di sovrano, in complementarietà con quella del Vaticano, dove invece c'era la residenza del pontefice nella sua qualità di capo della Chiesa. È interessante questo aspetto qui, perché questa non era una residenza
alternativa, bensì complementare. Infatti, il Quirinale e il complesso del Vaticano si svilupparono contemporaneamente e parallelamente. I pontefici, quindi, qui risiedevano in maniera più stabile rispetto ai palazzi apostolici, e questo palazzo infatti si sviluppò come un palazzo secolare, tant'è vero che se entriamo all'interno e vediamo comunque lungo la facciata, sono pochi i simboli religiosi visibili. Quindi questo palazzo è stato sempre concepito come un palazzo per il potere temporale del Papa, quindi per il potere politico. E sappiamo benissimo che appunto dal 1870 divenne residenza dei re d'Italia e successivamente residenza del Presidente della Repubblica. Dobbiamo andare a scoprire chi è l'inquilino, chi abita questo palazzo. Chi abita questo palazzo, abbiamo detto prima, è il Presidente della Repubblica, che nel nostro ordinamento costituzionale è il capo dello Stato ed è il rappresentante dell'unità nazionale. Ora, noi non spiegheremo tutti i poteri del Presidente, perché molto probabilmente con Giurisi creeremo una rubrica apposita per l'analisi e lo svolgimento appunto della Costituzione, ma qui ci importa sapere che il Presidente della Repubblica è un garante dell'equilibrio costituzionale, tanto è vero che viene investito di diversi poteri che hanno a che fare con tutti e tre sostanzialmente i poteri, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, proprio perché appunto ha un suo ruolo all'interno di ogni singola funzione costituzionale. Il Presidente della Repubblica è eletto, come ben sappiamo, dal Parlamento in seduta comune, integrato appunto con i delegati delle regioni, rimane in carica per 7 anni e può essere eletto tra le persone di cittadinanza italiana che abbiano compiuto i 50 anni di età e che godano appunto dei diritti civili e politici. In sostanza, quindi, qui il Presidente svolge le sue attività funzionali, quindi riceve, come dicevo prima, i capi di Stato, di Governo, svolge le sue attività di indirizzo anche verso le altre autorità politiche. Qui si concentra l'attività di alta istituzionalità appunto della vita della Repubblica. Qui giura il Consiglio dei Ministri, qui vengono ricevuti i Presidenti delle Camere quando il Presidente intende sciogliere le Camere, ovvero intende nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Governo. Insomma, questo è un luogo nevralgico della vita politica e istituzionale italiana. Ma a fianco a questo posto c'è un altro palazzo di garanzia che adesso andremo a vedere. Abbiamo semplicemente girato l'angolo di 90 gradi rispetto alla nostra proiezione iniziale, quindi alla facciata del Palazzo del Quirinale, per trovarci alle nostre spalle un altro palazzo importante, un altro palazzo del potere, il Palazzo della Consulta, un edificio romano importantissimo che dal 1955 è la sede della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana. Quindi, come potete vedere, il Quirinale, come dicevo prima, svolge questo ruolo di palazzo delle garanzie costituzionali, perché se da un lato c'è il Presidente della Repubblica col suo ruolo di coordinamento e di garanzia del bilanciamento dei poteri, dall'altro lato c'è la Corte Costituzionale, il cosiddetto giudice delle leggi, l'organo costituzionale che appunto valuta la legittimità costituzionale delle leggi emanate dal Parlamento. Questo palazzo in particolare sorge sui resti del settore settentrionale delle Terme di Costantino, quindi alle pendici meridionali del Quirinale, e nasce in sostituzione di un precedente edificio eretto proprio sotto Papa Sisto V, per ospitarvi la Sacra Congregazione della Consulta. Ecco perché qui questo palazzo viene chiamato appunto Palazzo della Consulta. È stato poi ampliato da Papa Paolo V, che vi ricordate era il Papa che ha ampliato anche il Quirinale, e l'edificio è stato finito di costruire nel 1737. Fu commissionato poi da Papa Clemente XIII per ospitare sia la sede della segreteria della Sacra Congregazione della Consulta, che sostanzialmente era il Consiglio di Stato Pontificio, cioè l'organo di consultazione giuridica, appunto, delle questioni giuridiche del pontefice, e sia poi della segnatura dei brevi
del corpo dei cavalleggeri e quello delle corazze, poi definita guardia nobile. Fra il 1798 e il 1814 questo palazzo fu la sede della prefettura di Roma. Nel 1849 fu sede del governo del triumvirato di Giuseppe Mazzini, Carlo Amerlini e Aurelio Saffi per la Repubblica Romana. Dopo l'annessione di Roma, dal 1871 al 1874 fu la residenza di Umberto I quale principe ereditario con sua moglie Margherita di Savoia. Tra il 1874 e il 1922 fu la sede del Ministero degli Affari Esteri e dal 24 al 53 la sede del Ministero delle Colonie. E poi, come dicevo prima, dal 1955 è diventata la sede della Corte Costituzionale Italiana. Quindi potete vedere che questo palazzo ha una storia infinita, una storia pubblica infinita, di sede, di importanti ruoli, sempre strettamente collegati appunto con la funzione prima pontificia, poi regia e poi successivamente presidenziale. Ma che cos'è la Corte Costituzionale? Perché è un organo importante nel nostro ordinamento? Perché è l'organo appunto di garanzia costituzionale, è il giudice cosiddetto delle leggi e dei conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le regioni. Quindi sostanzialmente i suoi compiti sono quelli di verificare la conformità alla Costituzione delle leggi, sia statali che regionali, degli atti aventi forza di legge, i famosi decreti legislativi e decreti legge, di dirimere appunto i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, oppure tra lo Stato e le regioni, o tra le regioni stesse. Giudica anche sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica e ne verifica poi l'ammissibilità dei referendum abrogativi. La Corte è costituita da 15 giudici, la cui elezione spetta a diversi organi. 5 sono scelti dal Parlamento in seduta comune, 5 vengono scelti dal Presidente della Repubblica e 5 dagli organi magistratuali, di cui 3 da parte delle più importanti magistrature, Cassazione, appunto Consiglio di Stato e organo superiore della giurisdizione contabile. Il mandato aveva inizialmente una durata di 12 anni, oggi è stato ridotto a 9. Tra di loro i giudici eleggono un loro presidente che dura per 3 anni. Dal 18 dicembre del 2020 il presidente della Corte Costituzionale è il dottor Giancarlo Coraggio. Quindi per chiudere questo primo momento sul Quirinale, quindi la nostra prima tappa, possiamo sostanzialmente concludere sostenendo che questo è il cuore pulsante della garanzia costituzionale. Qui avvengono tutte le fasi di verifica, controllo, bilanciamento appunto dell'esercizio dei poteri e delle funzioni costituzionali. Adesso non ci rimane altro che muovere i nostri passi scendendo a valle del Colle Quirinale per prendere via del corso e incamminarci verso i luoghi della politica operativa, quindi Palazzo Chigi e i due rami del Parlamento. Ci vediamo tra poco.